Ben ritrovati dalla sala stampa dello stadio Viviani per la consueta conferenza pre-gara riservata agli organi di informazione in vista di AZ Picerno Potenza, incrocio tutto lucano dell'ottava giornata di Serie C in programma sabato 15 ottobre alle ore 20:30. Pronto a rispondere alle domande il mister Sebastiano Siviglia. Ringraziamo coloro che ci stanno osservando attraverso la Nuova TV, il media partner ufficiale del Potenza Calcio. Mister, a lei un primo commento pre-gara. Sì, siamo pronti a questa sfida, a questo derby importante per noi, per la città, per i nostri tifosi. Abbiamo preparato bene la partita, siamo pronti per questa sfida importantissima. Le domande dei colleghi, iniziamo da Luigi Santopietro, la Nuova del Sud, la Nuova TV. Buongiorno mister. Buongiorno. Siamo alla vigilia di una partita che tutto sembra meno che una gara normale. Ci sono state tante voci, ci sono state tante critiche, forse anche eccessive. Volevo capire un po' se tutte queste voci e tutte queste critiche hanno creato più tensione nella preparazione di questa partita a lei e alla squadra, o invece hanno caricato ancora di più appunto sia lei che i suoi ragazzi. No, abbiamo fatto una settimana normalissima, sappiamo benissimo che comunque questa è una partita importante, l'abbiamo preparata come nel giusto modo, quindi da quel punto di vista ecco, cerchiamo sempre di isolarci, sia nel bene che nel male, cercare di fare il nostro lavoro nella maniera corretta, quindi siamo contenti della settimana che abbiamo fatto, abbiamo condotto comunque una settimana tranquilla, per il resto siamo pronti per fare una sfida a pieno regime, ai massimi giri, e quindi siamo concentrati su quello che dovremo fare. Buongiorno mister, Salvatore Colucci della Nuova TV. Come si approccia a questa gara? Manterrà il consueto assetto tattico, e le chiedo poi un parere sulla formazione di Longo, un altro 4-3-3, quindi sicuramente potrebbero esserci due formazioni speculari. Sì, è sicuramente una partita interessante dal punto di vista tattico. Magari sia io che il mister del Picerno potremmo avere in canna altre soluzioni, no? Rispetto al solito. Quindi si vedrà dall'inizio della gara, quindi noi da questo punto di vista ci siamo attrezzati nel fare sia il nostro di strategia che naturalmente vedere e valutare quella che è la strategia dell'avversario. Ci potrebbero essere delle soluzioni nuove e vedremo durante la partita come sarà, se ci saranno nuovi sviluppi o manterremo sempre lo stesso set. Buongiorno mister. Buongiorno. Federico Pellegrino, Potenza Rosso Blu. Le chiedo questo, in vista della gara di domani c'è un calciatore in particolare dal quale si aspetta qualcosina in più, ergo che prenda per mano la squadra in questo momento di difficoltà, tra gli esperti intendo? Ah, ma sinceramente mi aspetto che tutti prendano per mano il proprio compagno, quindi che ci sia una crescita, che ci sia comunque una volontà, una voglia, non un in particolare, perché un in particolare poi in campo si scende in 11 e quindi è giusto che si dia l'uno all'altro da un punto di vista di coraggio, da un punto di vista di gestione dei momenti della gara, da un punto di vista di personalità, da un punto di vista di qualità. Quindi io sono convinto che tutta la squadra da questo punto di vista, andare a focalizzare l'attenzione su un unico giocatore secondo me non serve, perché comunque in campo scendiamo in 11 ed è giusto che comunque siano 11 giocatori che abbiano le idee chiare, che abbiano la volontà, il desiderio di aiutare il compagno, di dare un contributo, di dare la stoccata vincente. Quindi da questo punto di vista bisogna essere energici, convinti e andare ad aiutarci l'uno con l'altro. Grazie. Prego. Buongiorno mister. Buongiorno. Facciamo un giochino percentuale. Quanto peserà percentualmente la tattica in questa partita piuttosto che la testa? Ossia, si potrà rendere meglio se mentalmente ci siamo o se tatticamente non sbagliamo niente? No, ma l'uno non esclude l'altro, nel senso che comunque ci vuole attenzione sia da un punto di vista tattico che convinzione, coraggio da un punto di vista mentale. È un derby, sappiamo che comunque quanto è importante per i nostri tifosi, quanto è importante per la nostra classifica, quanto è importante comunque per la città, quindi per tutti noi. Quindi da questo punto di vista sappiamo che è una partita
che va giocata con grande intensità, con grande determinazione, quindi sicuramente la componente mentale è importante, ma non escluderei quella tattica che comunque va giocata nella maniera corretta. Grazie ad Alfonso Pecoraro, a Nuova del Sud, Sandro Maiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco, mai trasferito. L'hai cambiato Alfonso, continuiamo. No, io ti volevo chiedere invece, mister, un tuo parere legato a quella che sarà la situazione ambientale. Mi spiego, lo stadio di Picerno ha delle misure molto più strette rispetto allo stadio di Viano, che sei abituato ad allenarti. Cioè, quanto può essere importante questo fatto per favorire uno piuttosto che l'altra squadra? No, conosciamo le difficoltà. Conosciamo le difficoltà, sappiamo che comunque in un campo piccolo si alza di più l'intensità, si alza di più comunque le fasi di gioco, il box to box diventa più facile, quindi repentino. Siamo convinti che comunque da questo punto di vista loro giocheranno nel loro stadio e sapranno riconoscere bene quindi le misure, ma poi alla fine sono convinto che la convinzione, la determinazione con cui si fanno le cose fanno sempre la differenza al di là del campo di gioco. Mister, allora un po' volevo capire la situazione anche fisica dei giocatori, perché in settimana anche la scorsa Gianfi non è stato bene, in questa sembra essersi un po' ripreso. Volevo capire se lui sta bene, se c'è qualcun altro infortunato e se nel caso Gianfi non dovesse giocare, visto che nella partita col Pescara c'è stata un po' di difficoltà, no, su quel lato, se si sta pensando a una soluzione alternativa tipo quella di Armini, diciamo, spostato sulla fascia. Sì, abbiamo ancora 24 ore di tempo per poter decidere quale formazione migliore mettere in campo, quindi sicuramente c'è qualche acciaccato. È da sottolineare un aspetto: come in queste 34 partite abbiamo giocato, ne abbiamo 34 giorni abbiamo giocato 8 partite, abbiamo giocato 4 ogni 4 giorni, e quando giochi ogni 4 giorni inevitabilmente ci possono essere comunque degli acciacchi, giocatori che magari possono soffrire da un punto di vista di noie muscolari e quindi da questo punto di vista è normale che ci possa essere qualche cambio, no? Anche in virtù del far riposare, se non c'è magari un acciacco, far riposare un giocatore, però in linea di massima abbiamo avuto una settimana di tempo per poterla preparare, quindi da questo punto di vista siamo comunque carichi, siamo vogliosi di andare a fare una grande prestazione in una partita speciale come quella del derby, quindi sono convinto che chiunque scenderà in campo darà il meglio di sé. Mister, un tuo giudizio sul Picerno, sulla formazione avversaria? L'avrai sicuramente vista all'opera, a noi l'abbiamo vista un paio di volte anche dal vivo, ci ha fatto una buona impressione, volevo sapere da te cosa ne pensi. Sì, è una buona squadra, organizzata, ci sono giocatori che ormai sono degli anni che stanno in quel contesto e che hanno trovato il loro habitat naturale, ci sono giocatori di esperienza, lo sappiamo, giocatori giovani, che comunque hanno qualità, ma allo stesso tempo comunque sappiamo che di fronte a noi c'è un avversario con cui ce la possiamo giocare alla pari, nel senso che sarà una partita dove la convinzione, dove la voglia di voler incidere farà, come ho detto prima, la differenza. Nutriamo grande rispetto per il Picerno, conosciamo le qualità, ma allo stesso tempo ci siamo noi con la nostra voglia di incidere, la nostra voglia di fare una grande prestazione. Parlo, mi espongo personalmente, questa settimana ho cercato di far passare come messaggio il fatto che non è giusto che un allenatore lavori sotto pressione eccessiva, ossia che si etichetti quella di domani come un'ultima spiaggia, vale per te, vale anche per il tuo concorrente, perché le situazioni sono molto, molto simili. Però mi interessa sapere il Siviglia pensiero, ti senti in discussione, cerchi di giocarti qualche carta diversa da quelle delle prime 7 giornate, più Coppa Italia 8, per poter rinsaldare la fiducia dell'ambiente sulla tua persona, sulla tua panchina?
No, ma io da questo punto di vista sono molto chiaro quando dico che per me ogni partita è vita. Ogni partita è vita e lo è sempre stato. Lo è stato da atleta, lo è da allenatore. Non penso di scegliere, non scelgo mai. Noi allenatori siamo sempre comunque sotto pressione, sotto l'occhio del ciclone, sotto giudizio, verremo sempre giudicati, quindi non penso che alla prima giornata non abbia subito un giudizio, non penso che nemmeno all'ultima non subirò un giudizio, subiremo sempre dei giudizi, saremo sempre giudicati, ma da questo punto di vista io sono allenato, quindi non mi metto a fare troppi pensieri. Il pensiero Siviglia è quello che per me ogni partita è vita. Ogni partita è vita, lo è stato come ho detto prima da atleta, lo è per me da allenatore, quindi affronterò 100 partite, 100 partite saranno alla morte. Io questo è il mio pensiero, lo porterò sempre avanti, lo trasmetto ai miei giocatori, mettendoci sempre il discorso che nel gioco del calcio si perde, si pareggia e si vince. Me la gioca la morte, ci sarà qualche volta che magari vincerò e porterò a casa la vittoria, ci saranno delle volte che giocherò, butterò il sangue e perderò lo stesso. Quindi questo fa parte del gioco del calcio. Il pensiero Siviglia è ogni partita la morte. Punto. Grazie colleghi, ricordiamo saranno 640 i tifosi ospiti presenti al Curcio di Fede Rossoblu e da questa mattina è iniziata la prevendita verso la nona di campionato che si giocherà martedì prossimo tra Potenza e Turris. Grazie per averci seguito. Grazie a voi.